Benvenuti a tutti voi fratelli e sorelle di Maria Visione in questa nuova puntata di Pellegrinaggio in Terra Santa, la guarigione dei cuori. Una settimana intensa, quella che abbiamo vissuto la scorsa volta quando abbiamo fatto un riepilogo, che ci ha portato a degli assunti importanti. Una indagine psicologica che ci ha chiesto di fare Gabi e poi anche spirituale che ci ha chiesto di fare Padre Juan Maria Solana che è arrivata ad un punto focale del nostro pellegrinaggio per la guarigione dei cuori, cioè riscoprire quel bambino, quell'essere bambino che abbiamo dimenticato e soffocato, ma che Jung ha definito il bambino divino perché è proprio quella parte forte, radicata alla natura, alla forza vitale della natura che è dentro di noi e che è quel bambino che ancora risiede che dobbiamo ritrovare per creare un giusto equilibrio con gli adulti che siamo diventati, quegli adulti che hanno subito, sofferto, eh, probabilmente incapsulato, dice Gabi, delle ferite non elaborate proprio quando si era bambini, e che oggi sono la causa per lo più delle nostre paure, dei nostri sensi di colpa, dei nostri distacchi, dei nostri allontanamenti, delle nostre difficoltà relazionali. Qualsiasi cosa che non sappiamo spiegare consciamente, era questa la differenza che, in cui eravamo arrivati, quello che è coscienza, veniva definito da Jung, lo status in cui viviamo, di cui abbiamo appunto coscienza, ma che non ci viene totalmente spiegato dal nostro intelletto, dal nostro raziocinio, perché questo stato cosciente è comunque associato ad una vita inconscia oramai, perché dimenticata e sepolta che può essere, gran parte delle volte, causa delle nostre difficoltà di oggi, a qualsiasi eh, natura appartengono. Dunque il processo che ci hanno chiesto di fare i nostri protagonisti è stato quello di rinverdire, di fare memoria, di fare un diario emozionale, di comprendere quali possono essere le tappe che purtroppo ci hanno in qualche modo bloccato. Ed eravamo arrivati ad un uh, punto altrettanto focale, era quello che è quando e cosa succede a partire dai 10, 11, 12 anni in poi, affinché tutto quello che è accaduto in quegli anni che ci ha addolorato negli anni prima non è stato elaborato e dunque è stato, dicevamo, sepolto, cosa succede dopo? L'adolescente che è in noi ha delle ribellioni, molte delle volte, per delle vicessitudini che ovviamente non ricordiamo. Ha delle forme di eh, difficoltà affettiva ed emozionale per delle cose che sono accadute quando eravamo bambini e dunque abbiamo quell'adolescente che incomincia a rifiutare il rapporto con gli adulti, a ribellarsi, a creare una dimensione, una vita intorno a sé che spesso può portare anche ad altre purtroppo conseguenze, l'uso di droghe, l'uso di alcol, o compagnie diverse da quelle che i genitori vorrebbero, quindi meno sane, più tendenti sempre al trasgressivo o comunque a fare quello che è rischioso sotto l'aspetto della salute o degli equilibri interiori. Sono scelte che molto spesso avvengono proprio nell'adolescenza, tant'è vero che tutti noi in maniera molto banale, alle volte diciamo è periodo difficile quello di, di tuo figlio adolescente. Ma è proprio perché è il periodo in cui eh, la dimensione di bambino oramai non c'è più, ci si accosta a diventare adulto e tutto quello che si è vissuto quando si era bambini in realtà è rimasto lì, emozionalmente lì, soprattutto per quanto concerne gli aspetti traumatici, quelli negativi, quelli positivi no. Anzi, in genere si fa memoria delle cose belle, rimangono quasi nostalgiche nei nostri ricordi. Invece le cose brutte non se ne sa più niente, in qualche modo tendiamo a, a, a distaccarci da queste. Dunque, il percorso deve essere quello, visto che l'adolescenza non lo fa per niente: è un'età di totale ribellione, di totale distacco da tutto ciò. Si è nell'idea nell che eh, si è grandi, si sa già tutto, si è in grado di fare tutto. Infatti, in genere succedono delle cose abbastanza scatenanti, poi, che accumulate a quelle sepolte, incapsulate, creano ulteriori blocchi, ulteriori difficoltà relazionali, ulteriore mh, disequilibrio, disfunzionalità nella personalità. E andiamo avanti, arriva l'adulto e Questa è diciamo la fase di cui oggi vorremmo parlare approfondire l'adulto cosa fa di questo periodo ovviamente l'adulto già a 20 22 23 anni si spera alle volte anche di più perché poi dipende dalle figure genitoriali e dalla, dal, dal mondo che ci circonda diciamo come media si diventa adulti a quell'età e di conseguenza non si fa più caso a quello che è successo anzi viene totalmente sepolto in realtà i noccioli dei problemi, o se vogliamo i nodi del pettine, arrivano proprio in quell'età, perché incominciano le prime fasi critiche. C'è un grande eh, psicoterapeuta che si chiama Bern che ha definito questa età, quella in cui, da lì in poi, quella in cui vengono fuori tre personalità. In genere si parla di due personalità, invece lui parla di tre personalità e parla dell'adulto che siamo diventati, del genitore che è in noi e del bambino che è comunque lì, sepolto, rimasto, quel divin bambino di cui parlerà Jung che sarà l'unica strada di salvezza, dice Jung, per ritrovare noi stessi, la vera nostra natura. E quando si parla di queste tre figure bisogna distinguere quindi ogni personalità che è in noi, perché la figura dell'io genitore, quella personalità che è in noi dell'io genitore, ovviamente fa riferimento ai genitori che abbiamo avuto, quindi a, a due diciamo, tipologie in genere di eh, genitori. Abbiamo il genitore detto affettivo e quindi abbiamo una personalità di genitore affettivo che è quello uh, protettivo, quello che m, porge sempre la mano, quello che tenta di capire, insomma, il genitore affettivo che non è che per forza la mamma o per forza il papà, possono essere anche tutte e due, ma è una m, m, diciamo. Parte della psicologia. E il genitore detto normativo, dice Berni, che invece è quello che ha detto un po' le regole sostanzialmente, è quello che tende a creare delle, dei paletti nella crescita di un figlio. C'è questa, questa doppia, diciamo, tra virgolette, personalità che noi incameriamo diventa nostra e diventa quell'io genitore, che poi, a secondo di chi relaziona con noi, esce fuori. Noi non ce ne rendiamo neppure conto probabilmente quando siamo troppo rigidi o troppo affettiosi con persone diverse ma con le medesime ragioni e questo spesso si scatena eh, quando la persona che è davanti a noi eh, in qualche modo fa uscire per un motivo o per un altro quell'io, quella personalità che per le medesime ragioni Relazionata a quella persona è affettuosa, per dire un esempio, per le medesime ragioni, relazionata ad un'altra persona è normativa, per esempio. Quindi ci sono, delle, ehm, dice Berni, delle, delle confusioni sotto questo aspetto. Poi c'è l'io bambino che, come sappiamo, è rimasto dentro di noi ed è tutta quella parte emotiva, creativa, spontanea, infantile, se vogliamo, perché comunque il bambino è infantile. Quando questo io bambino che rimane dentro di noi risulta essere ben equilibrato con l'io adulto che è la terza personalità, quando l'io adulto con la sua, diciamo, maturità, con la sua esperienza di vita, con l'elaborazione della sua um, psicologia, della sua personalità, con la realizzazione di se stesso, perché molto ha a che fare poi proprio con questo concetto, dice Bern, quanto l'adulto si sente realizzato e quanto la sua non realizzazione dipende o dai traumi dell'infanzia, o da quelli accumulati dall'adolescenza, o da quelli che ad ogni modo non è riuscita a realizzare da adulto. Perché? Anche questo fa capo alle nostre diciamo eh, mancanze, quando subentrano queste, eh, questi, queste nostre personalità che tendono ad essere alle volte spigolose o aggressive o non, non disponibili, non generose. Abbiamo questi aspetti, ce li riconosciamo. Spesso accade per esempio quando c'è una parte di noi non realizzata profondamente, ovunque sia la ragione, dov dovunque la vogliamo rintracciare, se nei traumi subiti o nella, nella mancanza. E, e, e ne abbiamo tanti di esempi. Nella mancanza di eh, maturità che l'adulto non ha sviluppato, per cui quel bambino che è rimasto in realtà lo rende infantile, che è un concetto diverso dall'essere bambino. Un adulto infantile non è un adulto bambino perché protegge il bambino, che è in sé, che è una cosa che Gabi ripete essere assolutamente positiva. Anzi, eh, Jung, l'abbiamo detto, vuole, deve essere così: dobbiamo proteggerlo, anzi, dobbiamo sempre fare riferimento perché è il vero nostro io. Quel bambino lì è la vera nostra natura, quel bambino lì è poi l'adulto che lo ha dimenticato, mascherato, ha mascherato le proprie fragilità, dà vita a, a certi modi di essere che non appartengono alla sua vera natura, ma che sono di difesa, di autodifesa, no? Tutti questi concetti. Eh, eh, li conosciamo se vogliamo, no? ce li siamo sentiti dire tante volte. Ci costruiamo delle, dei modi di essere che in realtà non sono nostri, ma ci siamo dovuti difendere da qualcosa, da qualcuno, dalle circostanze e li abbiamo creati. E infatti, l'io adulto spesso è un io che. Fa difficoltà a riconoscersi perché se fa quel lavoro di recupero dell'io bambino deve soffrire deve piangerci, deve mh, entrare dentro ad un tunnel molto difficile da superare perché non si riconosce più. Però diceva Jung e anche eh, Berni lo dice, è, è, è il lavoro che deve essere fatto perché noi abbiamo bisogno di ritornare nella nostra vera natura per poi recuperare quella parte di noi che abbiamo dimenticato e ehm, scartavetrare, se vogliamo, smussare ad ogni modo quella parte invece di noi che ci siamo costruiti ma che poco ci appartiene ed è quella parte che in genere ci fa soffrire. Ecco, è tutto questo eh, molto semplicemente. Io cerco di essere il più semplice possibile, non, non sono una psicologa, per quello che posso trasferire secondo le sintesi che Gabi ha fatto in questa settimana però adesso la vogliamo ascoltare insieme perché poi Gabi e eh, padre Juan Maria Solana chiaramente hanno il loro metodo risolutivo che è Gesù che è il nostro medico per cui nel momento in cui noi adesso ci poniamo la domanda e allora? Che dobbiamo fare? Come dobbiamo ricostruire questo vaso rotto, questa psicologia malata, questa, eh, queste ferite eh, che sono rimaste dentro i nostri cuori e che ci causano dolori, problemi, blocchi, fobie, paure, senza di colpa e via 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 dicendo. Come si fa la risposta che si agabi, che ehm, Padre Juan Maria e Solana ci danno è Gesù, perché Gesù ascolta, perché Gesù perdona, perché Gesù è lì per amare e quindi qualsiasi ferita noi in qualche modo riportiamo nei nostri cuori è sempre una mancanza di amore, è sempre una fragilità dovuta a a qualcuno che ci ha uh, colpito nella nostra sensibilità, che ci ha fatto del male, non ci siamo sentiti approvati, piuttosto giudicati, non ci siamo sentiti accolti, piuttosto rifiutati, non ci siamo sentiti amati, piuttosto emarginati. Tutto questo crea nella, nel cuore, nella psiche ferite, ferite che una dietro l'altra Associate una dietro l'altra, accumulate diventano buchi neri che poi creano il distacco dagli altri, la paura degli altri, la rigidità verso gli altri, l'allontanamento degli altri. Ma questa solitudine. Siamo i primi a soffrirla ed è la causa spesso della nostra depressione, della nostra non considerazione, svalorizzazione di noi stessi, di conseguenza non realizzazione, non messa a disposizione dei nostri talenti, dei nostri doni, di ciò che siamo. È tutto camuffato da quelle che vengono definite maschere, è tutto addormentato nella paura più stupida stupida da un punto di vista razionale, ma in realtà più necessaria da un punto di vista emozionale, è come una difesa come quando usiamo troppo le corde vocali e la voce è rauca a un certo punto perché si riempie di muco beh si difendono le nostre corde vocali perché abbiamo cantato troppo e male così la nostra psiche si difende a un certo punto e si nasconde nasconde la sua vera natura e si nasconde dal mondo esterno e ci ammaliamo siamo noi stessi la causa del nostro male e non è che episodico o non riguarda noi riguarda tutti potremmo dire di più o di meno ma riguarda tutti poi ci sono ovviamente casi che sono evidenti e che probabilmente tanti di noi conosciamo vogliamo ascoltare quindi gabi che a questo punto è arrivata io vi tradurrò le slide è arrivata a identificare quali sono i, I recettori, come dire ehm, i dolori che noi abbiamo quando capiamo che c'è qualcosa che non va, quindi il senso di colpa, per esempio, l'assenza di perdono adesso lei ce li elenca, sono quattro e vediamo come vi dicevo, il suo metodo, l'unico metodo, l'ascolto. Vogliamo andare dallo psicoterapeuta? Certo ci ascolta, è, è importante parlare, piangere e buttare fuori tutto quello che è dentro e tutto quello che è emozionalmente associato a questi quattro, diciamo, oh, momenti emozionali che dobbiamo subito ricondurre a fatti, episodi che possono, eh, che possiamo avere vissuto e che possono essere la causa. Quindi dalla, dai dalla, dai fattori concatenanti, dalla malattia che sentiamo, da quello che percepiamo che non va dentro di noi, da lì si parte per fare il percorso all'inverso. Perché abbiamo paura, abbiamo paura di questo e di quell'altro cosa, quando, perché, qua, oggi, come mi viene ma cosa, e, e perché mi viene oggi, quando mi è venuto l'ultima volta e si va sempre indietro, sempre indietro, fino a, a creare appunto un diario emozionale o a parlarne, a, 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 a fare in modo che tutto venga fuori e questo è il concetto diciamo basico della psicoterapia parlare della psicologia parlare buttare fuori estragnare, fare memoria cercare di rielaborare e tutto questo poi aiuta a, ad associare quelli che oggi sono i motivi del no, della nostra malattia ad associare poi ad episodi ben precisi collegabili quindi una volta elaborati a piangerci sopra, a soffrirci sopra, finalmente ad elaborarli anche emozionalmente, e quando e quando non sentiremo più quel male, forse potremmo definirci guariti. Questo è il percorso che facciamo adesso con Gabi. Acompañarte, orando quiero preguntarte ¿Qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa Yo sé que no hay vidas perfectas que hay que perdonar Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname. Sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, limpiame y sáname. cosas hasta un niño por pura falta de cariño eso es lo que va formando como el sabe amar ahí donde se ve tu mano en la nobleza de un anciano que a pesar de lo vivido nunca se rindió wow cada vez que me acerco

Allora, incominciamo a leggere le nostre slide di Gabi. Uscire dal tuo cuore tutte le emozioni, buttale fuori. Questo è il punto che io oggi voglio eh, sottolineare. E per uscire fuori le emozioni del tuo cuore, bisogna fare questi passaggi. Prima identificare il dolore delle tue ferite e quindi connetterti con tutto quello che senti, senti dentro emozionalmente, ascoltare il tuo cuore, il tuo corpo, il tuo essere e dirlo, dirlo a te stesso, uscirlo fuori, scriverlo, parlarne con Gesù. Parlarne L'importante è che esca fuori questo dolore delle tue ferite. Cerca di connetterti a loro. Secondo punto importante, avrai paura di qualcosa. Questa paura qual è? In che cosa si converte? Diventa angustia, diventa terrore, diventa fobia? Elenchiamole. Quali sono le tue angustie? Quando ti arretri, quando hai fortemente paura di qualcosa. C'è una fobia, c'è qualcosa che ti allontana. Di cosa hai paura? Associa, scrivi le tue paure e associale a dei vissuti quando hai avuto paura. E quindi connetti questa sensazione, questo stato di allerta, di paura costante con le ferite che hai avuto. Cioè cerca di capire se la tua paura si connette con le ferite. Hai avuto una ferita particolare, un trauma, lo ricordi? Beh, vive di questa paura, questo trauma. C'è qualche ricordo associato a qualche paura, scrivi e esci fuori tutto dal tuo cuore. Altro momento che può aiutarti a riconnetterti, a fare memoria, è la rabbia. Perché una ferita in genere causa rabbia. Allora cerca di identificare oggi quello che ti fa arrabbiare. Quello che ti fa più ehm, insospettire, allontanare, non ti rende equilibrato nelle tue reazioni. Esageri, dici delle cose che potresti evitare. Cerchiamo di capire qual è la radice di questa tua rabbia. Come la possiamo controllare e co come possiamo lavorare su di lei. Cosa ti fa arrabbiare? Qualcuno che non ti ascolta, qualcuno che non ti sente, qualcuno che eh, parla sopra di te? Perché ti arrabbi così tanto? Cosa è successo nel passato? Chi sei per poter dire che l'altro ha torto rispetto a te? Perché lo fai? Perché ti arrabbi così tanto? Che ruolo ti senti di avere? Continua. Ad uscire dal cuore queste tue emozioni ancora e scrivi o parlane. Altro momento, la colpa. Tu hai subito qualcosa per cui senti di avere delle colpe che però non ti meriti. Allora, cerchiamo di individuare quali sono queste circostanze, queste ferite che hai vissuto. Che il bambino che in te ha vissuto, Tanto da rendersi responsabile di quello che è successo e oggi viverne le colpe. Devi parlare di queste tue ferite con qualcuno per poter sempre elaborarle e, soprattutto, renderle pulite. Cioè le ferite è giusto che ci siano se le abbiamo vissute, ma le dobbiamo pulire, le dobbiamo sgravare di tutti i loro pesi, le dobbiamo fare uscire obiettivamente per quello che sono state, senza viverle più con il senso di colpa, con la paura, con la, la ferita. E chi può ascoltare tutto questo? Beh, io... Ho usato questo metodo, ho pianto le mie ferite davanti a Gesù, perché quando ho pianto davanti a Lui, che sapevo che non mi giudicava, che non avrebbe fatto delle mie ferite una sua arma, che non avrebbe usato le mie ferite per farne anche dei libri come fanno gli psicoterapeuti. Io parlando con lui, portando a lui il mio cuore per svuotarlo di tutto questo peso, poter decidere attraverso Dio di eh, sgravarmi di questo peso, di quello che mi è costato, di quello che ha sofferto, per poter eh, rendere limpido il mio cuore. Allora sapevo che questa era la mia e questa è la vostra strada, abbracciare Dio con tutto il cuore, sapendo che Lui Conosce tutto e sapendo che se Lui che non mi giudica e che mi ama a prescindere dal peggio che sono diventato, comunque mi salverà, salverà le mie ferite, salverà il mio... Anzi vuole questo da me, vuole esattamente che io mi salvi, che io ritorni a Lui perché Lui mi ama esattamente così come sono adesso. Devo piangere le mie ferite a Gesù quelle di prima, quelle di dopo, relazionare il mio cuore a Lui, il nostro cuore è suo, è di Gesù. E facendolo ogni giorno, questo ciclo costante di guarigione diventa come un cerchio, un cerchio che vi voglio descrivere come un principio giornaliero da portare avanti. È un ciclo che ogni giorno mi salva, che ogni giorno mi guarisce, che ogni giorno attraverso Gesù mi porta a liberarmi e a sgravarmi e a ritrovare quel bambino felice, goliardico, sano, funzionale che è in me e che mi permette di ritornare alla mia vera natura qual è questo ciclo? Facendo questo procedimento identifichiamo la nostra ferita. Ogni giorno cerchiamo di fare mente locale di quello che più mi ha ferito tenendo conto de, di quelli che oggi sono i motivi che mi fanno stare male, il senso di colpa, la paura, il, il, la mancanza di serenità, la mancanza di realizzazione, allora identifichiamo questa ferita e ritorniamo a tutto ciò che mi può aiutare a, a rivederla, a, a ricostruirla, a identificarla, a dargli un nome, un episodio, una circostanza, una, un tempo perché anche il tempo è importante, perché si è avvenuta quando eravamo bambini, come gran parte delle volte è, è stata da quel bambino piccolo, inconsapevole, ingenuo, è stata ingigantita, è diventata un mostro, ma se adesso la riconosciamo, la rivediamo, la rielaboriamo da adulti, Sappiamo che è una cosa infinitesima, assolutamente risolvibile, di cui non abbiamo colpa e per cui dobbiamo perdonare e perdonarci. Portiamo questa ferita a Gesù. Andiamo da Gesù, facciamoci ascoltare da Lui con tutto il nostro dolore, con tutta la nostra pesantezza con tutta la nostra voglia di guarire, di essere guariti, con tutto il nostro desiderio di liberarci e di essere finalmente liberi. E una volta che riusciamo a piangere davanti a Gesù, a portare a Lui tutte le nostre emozioni, tutte le nostre cause di questa ferita, dolore, rabbia, colpa, Paura, vergogna, una volta che tutte davanti a lui e gli diciamo non lo voglio più sentire, questo dolore, questa rabbia, quest'ira, questa paura, questa colpa. Questa basta, basta, tu sai che io non lo volevo fare, tu sai che l'ho fatto e che ho sbagliato. Tu sai che io non volevo essere così, tu sai che io non sono così, tu sai Gesù, tu sai com'è. Mi hai creato com'è la mia vera natura. Liberami, rendimi vuoto, svuota il mio cuore e rendi il mio cuore libero e pieno d'amore. Una volta che il mio cuore è pieno d'amore, con l'amore tuo, io posso ricostruirmi, posso tenere in mano le mie ferite. Amandole, amandole perché le ho perdonato. Perché quando amo le mie ferite, e le mie ferite sono diventate parte della mia esistenza, anzi, sono così grazie a quello che ho subito o io ho fatto creando del male. Ma una volta che ho capito, una volta che mi sono perdonata, una volta che ho perdonato, queste ferite appartengono al mio percorso di vita, mi hanno reso la persona che sono e il mio cuore svuotato dai pesi che le ferite hanno portato, appunto dolore, rabbia, paura, colpa, vergogna, svuotato da tutto ciò perché Dio ha accolto la mia umanità, la mia, adesso la mia richiesta di perdono. Il mio desiderio di riscattarmi, tutto questo mi porta alla pace e io non solo convivo con le mie ferite, ma le amo perché mi appartengono, perché sono parte di me e perché mi hanno portato a te Gesù, grazie a questi dolori, grazie a queste paure, grazie a queste colpe, grazie a questa vergogna. Una ferita... A questo punto è sanata ed è sanata quando io non sento più questo dolore, questa colpa, questa vergogna. Quando posso ritornare a quel ricordo perché adesso ne ho la coscienza e la consapevolezza e sto comunque in pace. La mia ferita è finalmente sanata quando io sono riuscita a perdonare e a perdonarmi perché la cosa più importante spesso è perdonare noi stessi. Quando io riesco a fare questo, una ferita mi appartiene, la ricordo, riesco anche a parlarne, senza più piangere, senza più addolorarmi, perché è mia. Carissimi fratelli, io prego, prego veramente che si possa arrivare a questo ciclo finale del perdono e della pace perché vuol dire che le nostre ferite sono cicatrizzate e siamo liberi nella nostra vita emozionale ed interiore. Ecco perché la riflessione adesso di Padre Juan Maria Solana è assolutamente indicata e bellissima, perché parla di Gesù che è stato crocifisso, che è stato portato al Calvario e sono le sue cicatrici che ci hanno sanato. Carissimi fratelli, sto salendo al Calvario, dentro la famosa Basilica del Santo Sepolcro. Andiamo a venerare la croce. Intanto... Io prego davanti alla croce del Calvario il luogo dove Gesù è questo, dove c'è stato il Calvario di Gesù. In verità, in verità, os digo, no in verità, puerta, in verità vi, in vi dico, colui che non es vi sto leggendo un, puerta, un passaggio spejas. di San Giovanni, capitolo 10, vero, che dice la così, la in verità, in verità vi dico, io sono si la si porta si si delle pecore. pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri briganti. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Potrà entrare ed uscire e trovare cibo. Il ladro viene soltanto per rubare, uccidere o distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita. E abbiano la vita in abbondanza. Io sono il buon pastore, il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Io sono venuta, sono venuto per darvi vita e per darvi vita in abbondanza. Io do la vita per le mie pecore. Invece il mercenario che non è pastore. E al quale le pecore non appartengono, quando vede venire il lupo, abbandona le pecore e il lupo le rapisce e le disperde perché egli è un mercenario e che gli può, che gli può importare delle pecore. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come conosco il Padre e lui conosce me. E dà la vita per le sue pecore anche le altre pecore che non appartengono alle mie ville. Io condurrò alla salvezza, per questo mi ama il Padre, perché io do la vita per riportare le mie pecore alla vita. Nessuno può dare la vita volontariamente come me. Questo è l'ordine che io ho ricevuto da mio padre. Carissimi fratelli, siamo venuti qui al Calvario a testimoniare e a contemplare nel silenzio di questo luogo sacrosanto, come il nostro buon pastore ha dato la sua vita per noi. E lui l'ha data affinché noi teniamo la vita. Nessuno può togliercela. Lui l'ha data a noi volontariamente e liberamente per amore nostro. Guardate questo mosaico, qui c'è Gesù sulla croce. E da lì dà una soluzione per tutto il genere umano, dicendo perdonali Padre perché non sanno quello che fanno. Perdonali Padre perché non sanno quello che fanno. Gesù ha pietà della nostra ignoranza, della nostra piccolezza. Gesù ha pietà del nostro cuore che si perde, perché lo sa che i cuori umani sono capaci di fare delle cose indicibili, ma lui non giudica tutto questo. Lui anzi dice io do la vita per tutti e facendo riferimento a questo passaggio del Vangelo dice ci sono i mercenari che vogliono prendere le pecore ma per farne l'uso che ne vogliono. No, io le mie pecore che sono il buon pastore le voglio salvare. Sono vostro fratello, sono il vostro maestro, sono il vostro pastore che salva. E io do la mia vita per voi. Non è che salvo la mia e vostra vita, no, io do la mia vita per voi. Lui è come se dà una trasfusione di vita a ciascuno di tutti noi. Ogni giorno e ai piedi della croce noi sappiamo che nessun dolore giusto o non giusto, grande, piccolo, giustificato o non giustificato che noi abbiamo, noi sappiamo che tutti i dolori, tutti i sacrifici, tutto, se offerta al Padre, sarà sanata dalla sua radice, sarà salvata. Ecco perché Gesù vuole che Lui porta le nostre ferite a Lui. Gesù chiede: portate le, mie, le vostre ferite a me, portate tutte le vostre croci a me, portate i vostri dolori a me. Io sono venuto per questo, per liberarvi da tutto questo. Portatele con me, siate con me, seguite me. Io do la vita per voi, non c'è una parte di me che non è morta per voi. Magari, carissimi fratelli, questo momento e questo luogo possa essere per voi motivo di lasciare qui, in questa croce, anche se siete lontani, qui in questo posto, simbolo del Calvario, simbolo della croce, qui è accaduto tutto, qui Gesù è stato crocifisso, possiamo qui le nostre ferite oggi, tutti insieme. Sappiamo che il nostro dolore, il nostro sacrificio ha un valore se viene offerto a lui. Se lo viviamo solo per tollerarlo o perché ne sent ci sentiamo vittime di questo, non ha senso. Allora questo valore diamoglielo, portiamolo davanti a questo altare. Qui in questo momento tutti, tutti insieme, dite la mia ferita è qui davanti a te, il mio dolore è qui davanti a te, la mia paura è qui davanti a te, la mia vergogna è qui davanti a te te, Il mio peccato è qui davanti a te, la mia, il mio essere piccolo è qui davanti a te, la mia paura è qui davanti a te, la, il mio dolore è qui davanti a te, tutto è qui davanti a te. Facciamolo, fratelli, liberiamoci. Che è bello sapere. Che fino al dolore, è anche il più ingiusto apparentemente più nascosto, anche il più intimo, più sofferto, non giustificato, che bello sapere che lui lo conosce, e che lui lo conosce dalla croce, cioè dal massimo dei dolori. Quindi la nostra vita ha un valore di redenzione, perché il nostro sacrificio, il nostro dolore salva noi e salva quelli intorno a noi. Cioè i nostri sacrifici non sono senza eh, senso, perché Cristo ce li, ce li mette davanti e ce li chiede per offrirglieli, per offrirglieli a Lui, che li offra al Padre e serviranno per una vita nuova. Tua, di chi ti è vicino, di chi ami di più, ma credeteci per una vita nuova. E lo dice Gesù, figlio di Dio, che ha sofferto la morte peggiore, è stato giudicato il peggiore. Il suo, I suoi accusatori, i suoi accusatori lo, lo, gli gridavano, ah, se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce, perché non salvi te stesso? E lo credevano, lo credevano bugiardo. Non credevano. Non puoi stare lì, non puoi essere lì, tu non puoi essere Dio. Così gli gridavano. E qui Gesù invece cosa fa? Apre la porta del perdono e dice perdona loro che non sanno quello che fanno ancora di più. Ecco perché dobbiamo perdonarci. Dobbiamo chiedere in ginocchio il perdono a Dio, chiedere aiutami a perdonare, e fai uscire fuori dal mio cuore questa rabbia, questa ira. Io voglio vivere in pace, non voglio vivere di rancore, di rabbia, perdono, perdono, io perdono Gesù, voglio perdonare, voglio perdonare chi mi ha fatto del male, voglio vivere in pace qui. Tutti adesso in ginocchio, davanti a questa immagine, davanti a Gesù nel Calvario, chiedo perdono Gesù e chiedo di, di perdonare tutti coloro che mi hanno fatto del male. Ne ho un elenco infinito in questo diario emozionale. Li perdono tutti, tutti, come tu hai perdonato tutti davanti a questa croce. Perché tu sei la vita vera. Tu sei la vita vera. Desidero dare frutto della mia sofferenza e del mio dolore. Tu lo dici. Tu dici: Tutto quello che non dà frutto, io lo poto, tutto quello che dà frutto rimanga. Padre, togli da me tutto quello che non dà frutto. E quello che non mi dà frutto è l'ira, la rabbia, la vergogna, la, la paura, il dolore. Allontana da me tutto quello che non può dare frutto della mia vera natura, di quello che sono, di quello che tu mi hai permesso di essere quando sono nato. Allontana da me la vergogna del peccato, ti chiedo perdono di questo, Padre. Tu sei la vita, tu sei la vita e noi siamo dietro le tue pecore, vogliamo seguirti. Voglio essere frutto della vita che mi hai dato, voglio dare frutto intorno a me e voglio che tutti sappiano che la mia vita è. In te è testimonianza viva di tutto quello che tu hai fatto e è voluto da me nel tuo progetto da quando sono nato. Tu mi dici, Padre, se, per, se permanerete in me, tutto quello che chiederete vi sarà dato. La gloria di mio Padre è che voi diate molto frutto. Come il Padre mi ha amato, io ho amato voi. Vi prego di rimanere nel mio amore. Parole sante, carissimi fratelli. Adesso stiamo concludendo. Il nostro pellegrinaggio e questa meditazione. La, la concludiamo in questo modo, qui ai piedi della Vergine Dolorosa. Quanto ha sofferto la Madonna la crocifissione di Gesù? Ella ha sofferto molto. La crocifissione di Gesù è stata trafitta dalla spada come le aveva annunziato Simeone. Lei lei è diventata con umiltà. Tutto ciò che Dio ha voluto da lei. È davanti alla croce, sotto la croce, anzi, come la immaginiamo quando vediamo la pietà. Lei diventa. Lei diventa la nostra, ehm, il nostro vaso. Abbiamo iniziato così con questo vaso che abbiamo distrutto. E lei è stata un vaso distrutto, tutti i suoi dolori l'hanno distrutta. Ma quando sotto la croce, nell'immagine della pietà, riconosce Gesù, salvatore di tutte le genti, trova un senso, dà un senso a tutti i suoi dolori e a questo cuore trafitto, e dando un senso, elaborando questo senso. Questo suo vaso distrutto da tante ferite e dolori si risana. È il nostro esempio di come sanare il nostro vaso rotto, di come trovare un senso alle nostre ferite, di come riportare incollato il vaso che la vita, la nostra vita ha rotto, dando un senso ad ogni dolore. E questo senso, Gabi ci dice, lo facciamo elaborando ciò di cui non siamo più coscienti, e una volta arrivata a questo, portare a Gesù e grazie a Gesù tutto, portiamo a Lui tutto le nostre, il, portiamo il nostro vaso rotto per chiedere a loro soprattutto a Maria, come lei è riuscita, come è riuscita a sanarlo, chiedendo a lei, nello stesso modo, risanalo, risanalo, risanalo Gesù, così come è risanato quello di Maria, come lo ha risanato, dando un senso a tutta la sofferenza subita, dando un senso al dolore, portando a Gesù questo dolore e Gesù accettando questa offerta riporta la vita e il senso della vita a Maria che ne farà l'uso più bello dopo la morte di Gesù sarà la testimonianza viva della vita di Gesù dell'evangelizzazione del cristianesimo attraverso i discepoli San Giovanni è l'esempio che è per tutti noi oggi Bene, oggi dobbiamo fare questo, portare davanti all'oltare tutti i nostri dolori, Ebbene, e anche per questa settimana abbiamo tanto lavoro da fare, e mettiamoci all'opera. Direi che ne abbiamo tutti necessità e bisogno, abbiamo trovato anche la strada maestra eh, per ricondurre la nostra vita alla sua bellezza, al suo splendore, così come ci è stata concessa e voluta nel progetto di Dio, rispolveriamo il nostro vero io. Cerchiamo di portare a Gesù tutte le nostre ferite, i nostri dolori, soprattutto quello che eh, vogliamo svuotare di tutte le pesantezze che portiamo addosso, che sono queste paure, questa vergogna, questi peccati, questi dolori, queste, questi macigni, questa mancanza di perdono nei confronti di chi ci ha fatto male. Sono pesi, no? Quindi svuotiamo i nostri cuori, offriamo tutto a Gesù, questa è la strada. Che la nostra fede con grande forza e con grande miracolosità ci indica. Usiamola, facciamola, ce l'abbiamo attraverso i sacramenti e attraverso l'ascolto quotidiano della parola e il nostro ascolto della preghiera che sappiamo Gesù ha sempre di riguardo per tutti noi, non, non si stanca mai di ascoltarci, anche per intercessione di Maria. Bene, io vi lascio a questa settimana intensissima di lavoro, ci diamo appuntamento alla prossima e naturalmente adesso preghiamo con Padre Antonio Peraino. Buon pomeriggio.